Nicola Misuraca, tu volevi intervenire. Salve, io penso che il movimento nostro cresce lentamente e la ragione del perché cresce così lentamente è che non è ben chiaro che cosa sia. Io sono uno di quelli che ancora pensa, per dirla con Leonardo, che la scienza è il capitano e la pratica sono i soldati. Credo che la teoria ci illumini, ci anticipi e ci segua. Chi non ha una teoria implicita o esplicita non può nemmeno camminare. E grazie a Adriano, che ha avuto una idea e che ha in testa una teoria del cinema, è nato il movimento. Con una parola chiave, sperimentazione. Con un limite, che sperimentazione è troppo ed è troppo poco. Tutti i movimenti che ci sono stati qui nel corso del tempo, nel corso degli anni, nel cinema e fuori del cinema, avevano definito meglio che cosa erano. Se io dico futurismo o cubismo o neorealismo, no? È più chiaro, è più definito. Quindi secondo me il problema è che non è definito bene. Accanto a me c'era Vito Zagarrio che a un certo punto mi ha stuzzicato, mi ha detto sì, però bisognerebbe parlare dell'estetica, no? Che cosa ci unisce? Quindi Adriano ha dato fuoco alle polveri, Adriano ha cominciato a nominare, Adriano è partito con un termine solo, sperimentazione, e oggi ce ne ha dato 20. 20 sono troppo pochi, sono molti. Sperimentazione è troppo e troppo poco, 20 aggettivi, insomma. Allora, come possiamo trovare un bandolo? Intanto fissiamo subito una cosa. I film li sceglie lui. Adriano non solo ha dato fuoco alle polveri, ma ha nominato in generale il movimento e ha scelto le opere. Dico questo perché nel 1996 Paolo Benvenuti, Adriano Avrà, Marco Ferreri, io, Alexandra Zambà, la mia complice che fa la produttrice, altri registi, esercenti, eccetera, abbiamo costituito dal notaio AIDA, Associazione Italiana Autori Cinematografici, degli autori, AIDA. Associazione degli autori, 1996, con l'idea di promuovere, diffondere, discutere, accompagnare, non se ne è fatto nulla. Perché? La ragione prima secondo me è questa, che alcuni autori volevano fare anche i critici e scegliere loro i film. No, Adriano ha avuto quest'idea e li sceglie lui, se ne assume la responsabilità. Però non è che gli autori non pensano, gli autori pensano, hanno un'idea del mondo, del proprio cinema, eccetera. Che idea mi sono fatto io? Beh, ve lo dico subito. Secondo me la maggior parte dei nostri film e la miglior parte dei nostri film è sperimentale, de genere e cappuccino. Sperimentale, è chiaro, no? De genere, da dove è venuto fuori questo termine che io ho proposto a Adriano, lui ha sorriso e poi lo ha accolto? A Pesaro quest'anno c'è stata la santificazione dei generi cinematografici. Adriano si è irritato, ha reagito e io per farlo ridere un po', ma sono sempre serio anche quando sembra che non sia serio, gli ho detto, la nostra è un'arte degenerata. Che vuol dire?
Vuol dire che in molti dei film che io ho visto, li ho visto quasi tutti, e quelli che non sono riuscito a vedere sono andati a chiedergli. 4 giorni fa ho chiesto a Marco De Angelis di darmi White Flower, l'ho visto, l'ho incontrato e ho discusso con lui per 2 ore. Ora, nel suo film e in molti dei nostri film si superano i generi. La nostra è un'arte degenere e degenerata, e questa è cosa buona e giusta usare questo termine, perché nel momento in cui in Italia il fascismo e il nazismo, e badate bene, non solo nella forma salviniana come tutti pensano, perché Pasolini ci ha insegnato che il fascismo e il nazismo assumono tante forme, nel momento in cui appunto crescono, alzano la testa, usare la formula arte degenerata è cosa buona e polemica e giusta. Quindi io ho individuato, da cineasta, da critico di cinema, da storico della cultura, da cittadino, da spettatore, in molte delle nostre opere, secondo me le migliori, il superamento dei generi. Cappuccino. Perché Cappuccino? Cesare Zavattini un giorno a un giornalista che lo interrogava sui rapporti suoi con Vittorio De Sica disse: Vittorio e io siamo come il cappuccino, che non si sa dove finisce il latte e comincia il caffè. Molti di noi fanno un cinema cappuccino, secondo me, cioè dove non si capisce dove finisce il documentario e dove comincia il film. Lo ha appena detto lui, ancora stiamo a dividere. Io lo chiamo film per io lo chiamo film, adesso ti pacchetto. Il cinema è nato diviso in due, i Lumière e Méliès. I Lumière facevano il documentario e Méliès faceva i film. I Lumière documentavano le cose come accadevano fuori, indipendentemente da noi. Méliès immaginava e metteva in scena. Ebbene, secondo me, nei nostri film, nei migliori nostri film, finalmente queste due anime, questa mela divisa a metà, si stanno ricostituendo. È nato un linguaggio nuovo. E badate che l'importanza di Adriano non nasce né oggi né nel 96. Lui è stato per me un fomentatore, un istigatore. Io in 25 anni ho fatto 25 autoritratti. Che non si capisce. Come si può fare ritratto e autoritratto? Come si fa un documento e un film? Io ho visto, non mi ricordo se a Berlino o a Rotterdam, Rossellini visto da Rossellini, che era un critto film, no? Cinema raccontato attraverso il cinema. Io dopo 2 anni ho fatto il mio primo critto film, Le ceneri di Pasolini, e poi ho fatto Autoritratto di De Sica, eccetera, fino all'ultimo, che ho potuto fare solo grazie a lui. Buster Keaton Autoritratto, e ne parlo solo perché lui ha chiesto a tutti di dire, sto concludendo, che stiamo facendo. Il 20 di gennaio all'Apollo 11, grazie a Ravesi, si proietterà Buster Keaton Autoritratto. Ho fatto l'autoritratto di Buster Keaton. Sì, grazie a lui. Lui mi ha dato i DVD, ha discusso con me, siamo stati un pomeriggio a lavorare, insomma, e no? Quindi la figura di Adriano è fondamentale. E chiudo con questa cosa. Allora, se vogliamo crescere dobbiamo identificarci, ma identificarci non è l'identità, non sta dietro. L'identità è un progetto. Quindi dobbiamo progettarci e scegliere cosa fare, no? Costruire un linguaggio guidati anche da teorie. Un'altra, ultima ragione del perché non ci espandiamo è perché la maggioranza dei critici cinematografici italiani
giornalisti cinematografici, teorici del cinema, per invidia non si avvicinano al movimento, non ne parlano, perché pensano di portare acqua al mulino di Avrà. Il peggiore si chiama Goffredo Fofi, il quale negli ultimi mesi e negli ultimi anni ha pontificato da internazionale.it, da... mai parlando di questo che siamo noi, di questo che fa lui, per semplice invidia. L'ultima volta che l'ho visto, e vi chiudo, Piazza Vittorio in Roma, io vado, lui viene, mi guarda da lontano e mi fa: fate schifo. Fate schifo chi? Voi italiani non mi meritate.